ragazzi, io sono Ferenice. E io sono Steph. E questo è Gekema Sleeping Deeply. Torniamo perché qua dobbiamo scoprire subito come si va avanti. Ovviamente stiamo registrando subito dopo perché siamo persone che devono sempre nerdare i giochi. Allora, entriamo nel primo sogno ufficiale, perché quello teoricamente è il tutorial. Li sì, a livello 1. Sì, è il tutorial. Allora, ambientazione molto Mad Max e Borderlands. Sì. E quindi già mi piace parecchio. Anche a me. Qua abbiamo un motore. Sì, che non so. Mettilo nell'auto, forse. Sì, però aspetta. Loro non ci vogliono far notare che noi dobbiamo prendere questa, secondo me. Non è vero, sta. Non è vero. Secondo me dobbiamo prima di tutto ricostruire l'auto. È tutto un complotto. Non faccio nulla, non faccio nulla. Ecco, bravo. Allora, vai. Costruiamo il motore. Mettiamo il motore. Ok. Abbiamo delle ruote. Questa roba che è questa in terra? Quale? Qua manca qualcosa. Esatto, questa. Che cos'è? Ah, non si può una prendere. Una trappola per orsi. Ah, bene. Quello che ci serve dove potrebbe essere? Ah, no, non lo so. Questi non lo sono. Quello non è. Non è che dobbiamo mettere delle ruote di riserva lì? Di scorta, volevo dire. No. Ok, niente. Ma possiamo già guidarcela? Cioè, tento, no? Secondo me no. Però almeno. Ah. Sì. È partita pure la musica bellissima, stragasata. Ok. Ok. Ma che figata è diventato sto gioco. Bellissimo, bellissimo. Non so se devo romperla, ma è divertente. Lo so. Pronta? Dai, ce ne sono tante, quindi qualcuna rompi. Parkour? Vai. Sì. Qua si vola? Vai. Che cavolo è? Non lo so. Vai, schiantati. No, gli spunto. Ah beh. Schiantati. Ma è così facile? Non lo so. Ecco no. Ecco no. Ecco l'inghippo. Allora. Ecco l'inghippo. Noi dobbiamo. Ma come fanno a pensare queste robe strane comunque? È una figata. Non ho fatto bene. Non ho fatto bene. Abbiamo una torre di spuntoni. Quando ci avviciniamo per qualche motivo va sottoterra. Qua c'è pure una botola. Oddio. Ecco dov'è il vero livello. Oddio. Talmente tanta pancia che non vedi le scale. Vabbè, ma che è sta roba, Steph? Raga, che cavolo è sta cosa? Vai, volevi il parkour, Steph, eccolo. Tutto a posto. A posto. Sarà una giornata breve, non sarà faticoso. Assolutamente no. Andrà tutto liscio. Vai. Hopla. The hand is near, la fine è vicina, Steph, quindi devi essere veloce. Ok, bravissimo. Quello cos'è? Forse è l'altro pezzo che ci serve. Per andare ancora più veloci? Può essere. Interessante, questo di sicuro ce lo dobbiamo portare su. Ma non è che c'è la statuetta in giro? Può essere, non lo so. Non la vedo. Vabbè. Tanto potevo cadere. Dan, Disneyar. No, vero. Non mi sembra, ma la trovi sempre dopo un po', quindi boh. Allora, da qua non riesco a salire, saliamo da qua che è più comodo. No, okay. Speravo fosse nascosta tipo lì dietro. Risaliamo le scale. E abbiamo un motore super figo. Proviamo a metterlo al posto dell'altro, quindi. O forse dietro. Che è una specie di turbo questo, capito? Sì, vedi? E dobbiamo trovare anche un altro pezzo a sto punto. Dove? Boh, andiamo in giro. Ma quanto sono belli. Cioè, è una figa. È una figata. Lo stai dicendo sempre, ma lo so, Steph. Oddio. Siamo veloci? Parecchio. Lì dobbiamo andare. Lo senti il motore? Lo senti il motore, Steph? È fortissimo. Voliamo. No, ancora non riusciamo a volare. Allora, ma è un altro posto con spuntoni? Che sicuramente si ritrae non appena noi ci avviciniamo. Va bene. Non si ritrae, Steph. Si ritrae, Steph. Peccato. Peccato. Ci ho sperato. Quindi botola numero 2. E noi andiamo di sotto. E andiamo. Ecco qua. C'è una leva. Tira. Aspetta. Fede, non vuoi trovare la statuetta? No, perché voglio prima o poi la leva. Da qualche parte deve essere. Lo so. Tiriamo la leva. E si apre la porta. Ok. Di nuovo? Davvero? No, di nuovo un corno. Sembra molto più complicato stavolta. Quello è uno spuntonnino. Non è che se.
No, non penso funzioni così. Magari fai il furbo. Ma no. Sarebbe carino se c'è il modo di fare i furbi. Penso che ci sia il modo di completarlo in modo corretto e basta, dai. Io volevo essere furbo. Questo è molto più difficile. Occhio che si separano. E quindi rischi di cadere al centro. Ok. Ha dei comandi di parkour comunque migliori di quelli di Hello Neighbor. Non cambio idea, però sono stato poco intelligente. Ma in realtà volevo controllare se c'è la statuetta, quindi era fatto tutto molto a posto. Sì, ovviamente, Steph, ovviamente. Certo, certo. Allora, risalgo qui. Risalgo qui. E Steph, è il momento che si concentri. Sì, comunque i comandi là non sembrano fatti male. Cioè, per una salta bene, quindi... Esatto. Ok. Top layer. Ah. Ah, eccola. Io la stavo cercando. Ciao, bella statuetta. Presa che quella del secondo livello. Tutte e siamo a 2 di 2. E mo? Ma non è che questo posto aveva solo la statuetta? Ah, può essere, sì. Vabbè, la volevamo, la stavamo cercando. Siamo stati accontentati. Ho capito, però. Lo so. Vai, Steph, tutto di fila. Ok. Ok. Quindi andiamo a cercare qualche altra torretta. A quanto pare. Che poi pare. Sembrano delle casse, perché vedi che esce musica, non lo so, sono molto strane. Sì, è una roba strana. Allora, lì c'è tempesta di sabbia. Secondo me dove c'è la tempesta di sabbia vuol dire la fine. Mm-hmm. Quindi non bisogna andare, nel senso che tipo ti blocca lì. Invece di qua c'è chiaramente qualcos'altro. Ma non è che quella di prima? No, secondo questa me roba no. Che è? Era un bagno. Lo so, era particolare, però sai, è un po' difficile frenare con sta cavolo di macchina. Bisognerebbe vedere, magari c'è qualcosa dentro, eh. Io vado velocissimo. Questa è la stessa di prima o la nuova? Una nuova? No, è nuova, è nuova. Non eravamo così vicini alla sabbia prima. Ah, beh, sì, hai ragione. Ok. Non è possibile, oh. Vediamo, e poi serve aperto questo, no? Li stiamo lasciando aperti, quindi. Sì, è un altro, totalmente. Ok, via. È impazzito, Steph, è impazzito, Steph. Incredibile, ma quanto è forte. Ma come riesci a fare un parkour così bello? Ma nessuno lo sa. Nessuno lo sa. Vai. Ok, e cosa c'era però lì? Non lo so, abbiamo skippato il motore. Quindi dobbiamo fare tutto un giro più lungo. Mi sembra giusto. Ok. Grandissimo. Ho rischiato un bello po', bello livello, cavolo. Okay. Leva, per fortuna anch'io ho avuto una ho fatto, no, assurda. Non dire che dall'altra parte. No, infatti. Raga. No, cavolo. Prima o poi. Prima o poi sì. Prima o poi. Ma cavolo, ma quanto è lungo. È un casino sta roba. Perché quella roccia è un po'... Sì, scivolosa smussata. Sempre. Sembra quindi scivolosa. Mi frega. Allora, facciamoli con calma, va. Beh. Devi aspettare che si muovano un pochettino, che oscillino e si avvicinino. Ma io non aspetto. Vedi, è troppo lontano, ecco, ora. Ok. Andiamo da questo lato. Andiamo okay. Qua. Andiamo qua. Non sbagliare adesso, Steph, grazie. Non sbagliare adesso, Steph, grazie. Si è mossa quella, mi sa, eh. Davvero? Ok. Che bello sto posto. Ce l'abbiamo fatta? Suppongo di sì. No. No, ancora. Ok, vai. Dai, sono l'ultimo. Sembrano semplici, ma questi qua lo so, ultimi lo so, non lo so, l'ho capito. Ah, ma in effetti vai lì sopra. Chi me lo faceva fare? Ah, in effetti. Opla, e adesso c'è il motore. Sì. Ok, ho avuto paura. Ho avuto paura come ho visto lo sfondo. Per un attimo ho fatto di nuovo, oh, cavolo, non c'è. Però ok, ok, quindi abbiamo trovato la terza parte del nostro veicolo. Quindi siamo vicini a capire che no, cosa dobbiamo fare. No, teoricamente abbiamo finito. Teoricamente no? Cioè, nel senso, adesso... Ho sbagliato il lato della scala. Adesso noi montiamo questo pezzo nell'auto. Diventa doppio motore, più motore principale. Siamo abbastanza veloci da scontrarci. Ok, proviamo. Questa è la mia teoria. Allora, buongiorno. Ok, nostra qui auto. Allora, vediamo prima di tutto se l'attacca, ma immagino di sì. Assolutamente sì. Ti ispira velocità? A me no. No, questo ma evidentemente sì, lo no. Evidentemente è così. Allora, pronta? Sì. Ne vedi? No, facciamo un altro giro. Vabbè, sì che mi ispira velocità allora. What? Straveloci. Ma vedi. Sì. Ok. Si è rialzata quella. Esatto. Ce la facciamo? Dai che ce la facciamo. Ce la facciamo? Più dritto, Steph. Dai che ci schiantiamo.
Andata! Yes! Felice di esserci schiantati. L'unico però... gioco in cui sei felice di schiantarti. Ci sta. Carino sto livello, carino. Ci sta, è stato davvero, 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 davvero divertente. E l'abbiamo... guarda, ci segna anche che abbiamo preso la statuetta. Così almeno possiamo costantemente Caruccio. Controllare se lo facciamo. E qua abbiamo quella tutorial. Del tutorial. E carino. Adesso il prossimo livello, raga, sarà... E questo sembra questo figo. Bello. Io mi sa che facciamo anche il terzo di fila. Sì. E pubblichiamo tutti i giorni il gioco. No, ma li facciamo tutti di fila. Abbiamo il gioco, probabilmente non ci sta. Sì, però noi pubblichiamo un video al giorno del gioco. Certo. I cancellini si fanno la walkthrough. Certo, come noi che lo giochiamo. L'inizio è bello, estate. È bello. Hanno fatto comunque un bellissimo capitolo. Cioè, complimenti agli sviluppatori perché hanno fatto. Che tanto sono italiani, se vedono il video ci capiscono pure. Oltretutto, si è fatto dai ragazzi italiani. È vero. Davvero bello, complimenti. In ogni caso, ci fermiamo. Qua sotto altri video, di cui anche l'episodio 1 di questa miniserie, perché non credo sarà troppo lunga in ogni caso. No, certo. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Continuate a supportare la serie con dei likes. Iscrivetevi al canale, cliccate la campanellina se ancora non l'avete fatto. E ci fermiamo così. Ciao ciao! Ciao.